La decisione assunta ieri dai consiglieri regionali del Popolo della Libertà di consegnare le loro dimissioni nelle mani del capogruppo affinché siano presentate entro tempi rapidissimi al Presidente del Consiglio regionale, nella speranza che, come più volte promesso, almeno altri 15 membri di questa Assemblea si accompagnino nel presentare le dimissioni, pone termine in tempi rapidissimi a questa legislatura regionale. Io ho espresso già nella giornata di ieri, ribadisco oggi, tutto il mio apprezzamento per questo gesto di grande responsabilità dei colleghi consiglieri del Popolo della Libertà, che con questo gesto intendono dire di non accettare i giudizi liquidatori, sommari sulla classe politica che oggi piace dare da parte di molti. Essi fanno un gesto di responsabilità dicendo: rinunciamo noi al seggio, rinunciamo noi ai vantaggi veri o presunti collegati alla nostra posizione. Quindi siamo noi, troveremo 15 colleghi di buona volontà, a decidere il termine della legislatura. Ripeto, mi sembra un grande gesto di responsabilità e una testimonianza di chi vuole fare politica non a rispetto di nessuno, ma per servire il bene comune e i cittadini. Nel documento che il gruppo regionale PDL ha approvato si sottolinea l'urgenza di approvare in tempi rapidissimi una nuova legge elettorale. E questa loro decisione si intreccia con l'appello che anch'io ho ritenuto di fare nella giornata di ieri, inviando al Presidente del Consiglio e per tramite suo a tutti voi consiglieri l'invito a voler procedere in tempi rapidissimi al cambiamento della legge elettorale. Ritengo infatti, questa è la mia valutazione, sentirò poi se ci saranno interventi nel dibattito, le valutazioni del Consiglio regionale, ritengo infatti che prima di sciogliere il Consiglio regionale per andare rapidamente a nuove elezioni, sia opportuno che tutti noi correggiamo una legge contro la quale ci siamo scagliati più volte, perlomeno un punto, quel punto che inserisce il cosiddetto listino, dove alcune persone sono elette soltanto perché collegate al presidente vincitore senza il dovere di farsi designare per gradimento dal consenso popolare. Io ritengo che, ma il gruppo del PDL concorde con me, questo cambiamento della legge elettorale possa intervenire in tempi rapidissimi. Non voglio sostituirmi alle libere decisioni del Consiglio regionale, ma ritengo che se la volontà politica di questo Consiglio regionale c'è, nel corso di questi pochissimi giorni, nel corso di questa settimana, è possibile cambiare la legge elettorale, perlomeno eliminando i listini, che è l'aspetto evidente e necessario. Dopodiché scatteranno le dimissioni dei consiglieri, aggiunte alle dimissioni di altre, porranno termine a questa legislatura, insisto, in tempi rapidissimi. Nello stesso lasso di tempo, cioè questa settimana, io procederò al mio compito istituzionale, già da me più volte annunciato, dare vita ad una nuova giunta regionale, perché la Lombardia non può rimanere senza organo di governo neppure nel corso della prossima campagna elettorale. Come ho già detto in diverse occasioni nel corso di questi giorni, a partire da giovedì sera, intendo dare vita ad una giunta regionale completamente rinnovata di persone esterne alla politica, e questo non perché abbia sfiducia nelle persone che militano attualmente in politica, al contrario, io sono grato
agli assessori che mi hanno accompagnato nel corso di questo periodo. Li ho ringraziati al termine dell'ultima giunta, nel corso della quale ciascuno di loro mi ha rimesso il mandato, dichiarando che di fronte alla particolare gravità del momento che si era determinato, essi concordavano con me nell'assumere un gesto forte che fosse un segnale di un possibile chiaro di aiutare i nostri cittadini. Di fronte ai fatti dolorosi e drammatici che si sono evidenziati la scorsa settimana, tutti i miei assessori, tutti gli assessori della Giunta regionale Lombarda, mi hanno rimesso il mandato dicendo: siamo d'accordo con te, azzeriamo la giunta, segnaliamo all'opinione pubblica che non siamo disponibili a rimanere un minuto in più, dando la sensazione di essere attaccati alla nostra cadrega o ai nostri interessi. Stiamo scelto di fare politica per servire il bene comune, abbandoniamo il nostro incarico, e quindi mi hanno facilitato nel compito che avevo già preannunciato di procedere, ripeto, in tempi rapidi. Ho invitato i miei assessori, ho accettato le dimissioni e nello stesso tempo ho invitato i miei assessori a rimanere in carica fino alla conclusione della nuova giunta. Ripeto, intendo dare vita a questa nuova giunta nel corso di questo. Quindi questa settimana nei miei auspici è l'ultima settimana di vita del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale auguro che possa approvare rapidamente la nuova legge elettorale. Io entro alla fine di questa settimana tornerò la nuova giunta, dopodiché lo scioglimento del Consiglio regionale potrà portare alle elezioni in tempi rapidissimi. La legge stabilisce che sarà il prefetto a decidere la data delle elezioni, ma la legge dice in maniera chiara che il tempo entro il quale il prefetto, i presidenti delle corti d'appello di Milano e Brescia, può collocare la data delle elezioni, va da un minimo di 45 giorni ad un massimo di 90 giorni. E io sono sicuro che il prefetto, anche ascoltando i reiterati inviti rivolti dal ministro Cancellieri e dal governo nella sua interessa ad analogo decisione che doveva assumersi in tempi rapidissimi in un'altra regione italiana, stabilirà le elezioni nei limiti di tempo stabiliti con tanta chiarezza dalla gente. Ritengo infatti che una regione così importante come la nostra, non soltanto per i cittadini lombardi, ma per tutta Italia, non c'è bisogno di segnalare l'importanza della Lombardia per l'Italia, non possa rimanere senza un governo pienamente legittimo per un tempo più lungo. Sappiamo bene che nel tempo della campagna elettorale dichiarata o anche annunciata, perché ci vorrebbero scadenze più in là, è difficile governare, è difficile assumere decisioni. Sappiamo bene che dopo il risultato delle elezioni ci sono ancora altri tempi per la formazione della giunta. In un momento così difficile per i nostri cittadini non è pensabile una sospensione dell'attività del governo in regione Lombardia c'è un tempo. Da qui la mia chiarissima volontà, ripeto, sostenuta dal gruppo del Popolo della Libertà, di porre termine entro questa settimana alla vita del Consiglio regionale affinché il prefetto possa stabilire già entro 45 giorni. L'ho detto e lo ripeto, minore è il tempo che noi poniamo per la determinazione dei cittadini riguardo al nuovo governo regionale, minori saranno i danni che deriveranno alla regione da un'assenza prolungata di un'azione di governo. La Lombardia ha bisogno di essere governata, come tutte le regioni d'Italia in questo momento, ma soprattutto la Lombardia. Per questo ho ritenuto di dire in questi giorni che interrompere a questo punto la legislatura era ed è comunque un errore, ma poiché questa legislatura deve essere interrotta, meglio che l'interruzione sia rapidissima. Sarà comunque l'autorità competente a stabilire la data delle elezioni, che mi auguro il più ravvicinata possibile, e noi avremo compiuto fino in fondo il nostro dovere di permettere che il periodo di transizione sia brevissimo. Grazie.
Grazie.